Allora, io sono Margot Ferrazzi del liceo Stefanini, indirizzo scientifico. E io sono una sua compagna di classe, Elisabetta Nierova. E noi nella nostra presentazione abbiamo fatto una prima parte che presentiamo la situazione attuale di Porto Marghera, una seconda parte sul lavoro che abbiamo fatto, come abbiamo interpretato la situazione in questa zona e una fase finale in cui proponiamo un nuovo progetto di bonifico, di qualificazione della zona. Allora, Porto Marghera può essere diviso in tre differenti ambiti territoriali. Un primo ambito, che è la parte nord di questa zona industriale, e corrisponde agli insediamenti che in prossimità di un centro urbano. E questi hanno subito i primi significativi interventi di riconversione funzionale. Qua il porto commerciale e gli insediamenti formano un complesso produttivo che è più vitale della zona di Porto Marghera. La seconda zona invece ospita gli insediamenti di tipo chimico e quindi necessitano una profonda riqualificazione, soprattutto per le conseguenze che possono aver portato al territorio. L'ultima parte, quella di Porto Marghera, proprio del porto, è un sito di interesse che è attualmente in crisi ed è una realtà in continua trasformazione che cerca di seguire un po', le nuove tecnologie che si sviluppano. E sì, questa è l'ultima parte. Questo è come appare Porto Marghera ora. E quindi per noi affrontare la questione di Porto Marghera significa da un lato ricostruire il progetto che ha portato allo sviluppo di questo polo, e facendo attenzione però all'impatto che può avere sull'ambiente lagunare e ciò che gli sta attorno, quindi Venezia e Mestre, e seguendo un po' come esempio la città giardino di Marghera. Un secondo punto da affrontare è porre in relazione la costruzione del polo con la grande modernizzazione del paese. Questo vuol dire che il nuovo polo dovrà essere al passo con le tecnologie attuali. Poi ha un altro effetto, cioè un altro punto da affrontare sono gli effetti che può avere appunto sull'ambiente e quindi come bonificarlo. L'ultimo punto è quindi cercare di progettare questa riqualificazione del polo. E questo è come si è modificata Marghera nel corso degli anni e come possiamo vedere tra il 1887 e il 1940 il numero degli edifici è aumentato notevolmente. E questa invece è Porto Marghera nella seconda metà del Novecento. Allora, quando noi osserviamo una mappa, dobbiamo tenere in considerazione gli elementi generatori. Questi come i fiumi, strade e ferrovie che delimitano l'area industriale e determinano la forma. E nel caso di Mestre, Venezia e Porto Marghera, notevole importanza hanno la linea ferroviaria e Via Fratelli Bandiera. La linea ferroviaria perché divide Mestre da Marghera e Via Fratelli Bandiera perché delimita il polo industriale. E qua possiamo vedere alcune delle zone di questi piani regolatori, dove la parte in viola è tutta la parte della zona industriale. E poi abbiamo dato importanza solo ad alcuni di questi segni che hanno generato queste forme, cioè quelli che hanno aiutato a definire gli spazi funzionali. La logica del polo industriale è un po' una logica delle imprese, cioè come un'organizzazione che ha il controllo della bonifica. E quindi sparisce la funzione di zona residenziale e rimane solo quella di zona commerciale e industriale. E le diverse gerarchie dello spazio sono date dagli assi che compongono queste piantine. E gli assi sono quelli che principalmente vengono frequentati da un gran numero di persone e questa gerarchia si sviluppa solitamente intorno a un canale per la comodità per il trasporto che garantiva. No, aspetta. Ecco. E vabbè, questa è una cartina un po' più semplificata della zona di Porto Marghera, dove si vedono tutti i canali industriali che portavano alle varie industrie e quindi il loro sviluppo attorno a questi fiumi d'acqua. E
Parallelamente a questo sviluppo di un'area industriale, serve però un'area dove possano alloggiare tutti gli impiegati, insomma, di queste aziende. E con questa funzione nasce la città giardina. La città giardino, che è il piano regolatore, viene affidato a Emilio Emmer, che ci ha preso ispirazione dall'inglese Howard. La città giardino era stato progettato con un gran viale. Questa è un po' l'idea di cosa deve venire fuori. Quindi adesso parliamo un po' del lavoro che abbiamo svolto appunto in laboratorio negli ultimi 3 mesi, 4 mesi. Quindi in laboratorio, che appunto è stata l'aula di disegno, muniti di matite, insomma, colori, abbiamo cercato di appunto scegliere, fare un lavoro di anche, appunto abbiamo ricalcato certe mappe che abbiamo scelto noi, a seconda della loro importanza. Quindi, non so se nella prossima slide. Abbiamo diciamo dovuto affrontare delle difficoltà pratiche perché non abbiamo delle foto, perché appunto quando è stato concluso il progetto, i nostri lucidi, abbiamo solo metà dei lucidi, comunque cercheremo di essere chiari lo stesso. Quindi, per prima cosa abbiamo preso in mano la cartina del 1910, perché appunto abbiamo visto che è quella diciamo più importante, perché è l'anno nel quale si fu costruita appunto la ferrovia che collegava Mestre a Venezia e poi anche ad altre città. E quindi questo è il primo vero e proprio cambiamento che appunto che ha scatenato tutte le altre trasformazioni dei centri abitativi e anche di Porto Marghera. Quindi abbiamo appunto proceduto a fare questa indagine, questa analisi. Studio di segni, comunque abbiamo composto le nostre cartine. Quindi qua appunto è la preparazione dei lucidi in laboratorio. Questo è uno dei nostri lucidi che diciamo si è salvato. Appunto i segni principali sono quelli della ferrovia, poi abbiamo tratteggiati invece diciamo in segno, scusi, come si dice, una linea continua, abbiamo le balene, e poi tratteggiati sono i segni di Porto Marghera, quindi della zona industriale che avverrà in seguito. Quindi abbiamo fatto questa sovrapposizione per rendere chiaro il cambiamento. Abbiamo inoltre evidenziato il bosco di Chirignago, che poi abbiamo visto non dava nessun risultato, quindi è stata solo una prova. Abbiamo appunto evidenziato Forte Marghera, che poi vedremo scomparire nelle mappe successive, come poi ci è stato spiegato per un motivo diciamo militare. Questo è un altro nostro lucido, che purtroppo è solo la fase iniziale, l'avevamo continuato, ma appunto non abbiamo la foto. Però abbiamo cominciato appunto a colorare in azzurro le zone d'acqua per far capire in che modo il porto di Marghera è anche collegato con i canali. E con diciamo la zona rossa è appunto il progetto, si può vedere qui con il mouse, di porto, scusate, della città giardino di Marghera. Come si può vedere c'era appunto un progetto ben preciso per questa città, mentre per Mestre invece non c'era un progetto preciso, si può vedere che si sviluppa in modo spontaneo e un po' caotico, secondo solo 3 piani regolatori. Quindi appunto qua è solo un breve lucido di Forte Marghera. Allora, è la parte più importante, perché la parte storica è stata ripetuta più volte oggi, cosa si può fare nel futuro? Si può appunto bonificare la zona. E che cosa vuol dire bonificare? Vuol dire appunto rendere agibile tutto quel complesso di operazioni che rende un territorio agibile, e perché non so, coltivabile, che rende appunto una zona agibile. Ed è la parte prima che precede, che so, qualsiasi progetto si possa fare. Adesso abbiamo visto che ci sono progetti come quello del Vega, i progetti che si chiama Rigenerare Porto Marghera, come titolo. Quindi ci sono già in corso dei progetti. Noi abbiamo fatto, dopo questo lavoro analitico interpretativo, abbiamo pensato ad un nostro progetto. Quindi, appunto, per bonificare certe zone di Porto Marghera, cioè, è necessario un progetto di ripristino.
bisogna riprendere queste zone, anche se ci sono appunto dei problemi veri e propri. Ovviamente problemi di fondi, oppure il problema della dismissione di certe attività economiche. Dismissione vuol dire appunto, un sinonimo potrebbe essere privatizzazione, cioè quindi gli enti pubblici cedono le attività a dei privati e quindi si crea il problema anche di carte e burocratici. E, appunto, un altro problema del territorio è il fatto che le zone, tra virgolette, disponibili all'intervento del pubblico, del comune, sono sorta di macchia di leopardo, quindi bisogna fare anche un'attività di questo genere, quindi di scegliere bene l'area da trattare. Cosa abbiamo pensato noi di fare come progetto principale? Quello di concentrarsi sugli spazi verdi, perché appunto è fondamentale cercare di preservare prima quelli che ci sono già, come Bosco di Mestre e San Giuliano, sì, esatto, e perché no crearne di nuovi in queste zone qua. Quindi, Porto Marghera effettivamente può diventare un parco, può tornare ad essere un'area verde. Questa immagine ci è piaciuta molto anche ai nostri professori. Infatti, secondo noi è possibile, anche perché dei progetti sono già stati avviati. Quindi, il cuore di Porto Marghera e dintorni non è, secondo noi, un luogo ideale per appunto ospitare edifici di un uso quotidiano, anche perché si allontana dalla zona abitativa e ci sono già molti edifici monofunzionali, comunque di grande, diciamo, valore, di grande, sono stati investiti molti soldi per la loro creazione, sarebbe un peccato non sfruttare in modo migliore. E appunto questi edifici possono essere sfruttati per allestire mostre permanenti o temporanee, come aule di conferenza, insomma ci sono molti, molti usi per gli edifici. Quindi, un'altra parte, questa sarebbe la nostra idea, principalmente appunto ci siamo concentrati sull'area verde. Quindi qua il nostro progetto si conclude, queste sono le nostre fonti e grazie.